Come già accennato nelle scorse puntate, l'apicoltura a Bislò, oltre al miele in favo e al miele di rododendro, mi ha lasciato anche questo fantastico idromele. Per chi non lo conoscesse, perché alcuni mi hanno chiesto che cos'è l'idromele, l'idromele è un liquore, io adesso lo dico in maniera maccheronica perché non sono molto tecnico, però è un liquore ricavato dalla fermentazione del miele, quindi con tutta una procedura. È fantastico, l'ho già assaggiato, è veramente veramente buono, già lo conoscevo, però non conoscevo quello di questi produttori di Bislò, quindi buonissimo. Non solo buonissimo, ma anche bellissimo, perché come vedete dalle varie cam, ha una bottiglia molto molto bella, una bottiglia molto particolare, e anche qua torniamo al discorso del ragionamento del prodotto e del packaging, perché appunto parlando col produttore, siccome questa etichetta è un'etichetta trasparente ed è un'etichetta comunque stampata, sì, però sembra quasi fatta laser, no? Perché è tutta trasparente, quindi sembra serigrafata sopra la bottiglia, ha le sue difficoltà, ok? Ha le sue difficoltà perché oltre a mantenere le trasparenze, quindi il classico colore dorato tipico del miele, deve mantenere anche la trasparenza dell'etichetta stessa, però che si veda, che lasci passare, no? Tutta la parte del testo, quindi del logo, della data, di tutto il resto, che si possa vedere nella maniera giusta. Consiglio tecnico: visto che l'idromele crea del deposito, consiglio sempre di non smuoverlo tanto, o comunque se lo smuovete lasciatelo poi posare per un po', perché sennò tende a diventare torbido, perché il deposito si stacca dal fondo e va all'interno del liquido, quindi va tenuto, consiglio una mezz'oretta per mantenerlo, poi se avete più tempo anche una notte è perfetto, così resta proprio pulito. Se poi resta ancora qualcosina nell'aria, o anzi nel liquido, poi con il timbroclone, poi andremo a vederlo nelle fasi successive della post produzione, si può togliere tranquillamente. Cosa faremo oggi? Faremo questa immagine qui che è classica bottiglia e bicchiere con scatti dedicati, quindi il primo scatto dedicato alla bottiglia, il secondo scatto dedicato al bicchiere del liquido, poi un terzo scatto che è quello del piano vuoto, quindi del nostro ormai amico piano in plexiglass, e poi unendo tutte e tre le cose insieme si otterrà un'immagine unica con parti completamente desaturate per quanto riguarda i vetri, per quanto riguarda il plex, e lo sfondo bianco, e parti appunto in oro, marcate bene in oro, non esagerando, però mantenendo comunque il colore originale del prodotto, attenzione, e della capsula, quindi anche con i riflessi della capsula. Molto semplice, partiamo dal primo concetto, che è quello della bottiglia. Allora, io l'ho già pulita la bottiglia, adesso non la tolgo perché è già in posizione. Vi faccio vedere la seconda unità. Ecco perché è sempre importante avere due unità, perché voi lavorate con la prima in tonsa, non la aprite, la tenete chiusa con la sua capsula, eliminate l'etichetta, che è questa parte qua dietro, che nella retroilluminazione darebbe fastidio perché si vedrebbe, quindi questa va tolta, tanto dal punto di vista fotografico non interessa a nessuno, ci interessa solo questa parte qua. Si pulisce bene, quindi con un panno umido in questo caso, perché tanto la colla non era molto aggressiva, quindi niente alcol o cose varie, acqua calda se volete. Una volta tolte tutte le imperfezioni e le impurità, si appoggia su piano in vetro, piano opaco, quello che volete. Io continuo a utilizzare il plexiglass perché mantiene una linea rispetto a tutte le altre immagini, no? Io per loro ho fatto tre scatti, quindi c'è il miele, ci sono tutti e tre i prodotti, c'è il miele di rododendro e l'idromele, poi ho fatto anche quello in favo per avere qualcosa in più, però sono tutti appoggiati su qualcosa di riflettente, allora ho voluto mantenere sempre lo stesso stile. Quindi una volta fatto questo si toglie appunto l'etichetta, pulite tutto quanto, si appoggia, si lavora bene col fuoco, io adesso qua non scatterò perché qua sto filmando, e si fa, comunque vedete, no? Come risulta, come risultato finale. Vedete che qua è molto netto, queste due parti qua, guardandole frontalmente, hanno tutte
la parte della silhouette è un nero netto. Allora lì va a gusti, c'è chi piace in quel modo lì e quindi basta appoggiarlo così e non si hanno problemi. Se invece volete qualcosa di più morbido, voilà, io adesso uso questo, ma potete utilizzare anche della carta da forno. Vedete come si ammorbidisce il tratto? Il tratto si ammorbidisce perché noi moltiplichiamo la diffusione, ok? Consiglio di usare un foglio di carta così, non pezzi di plexiglass o cose varie, perché non ammorbidiscono nello stesso modo. Lo rimetto, anzi lo tolgo per farvi vedere senza, così e senza, e così e con. Ok, quindi ammorbidisce i tratti. Io personalmente l'ho mantenuto con i tratti morbidi, mi piace perché è più elegante, ho voluto mantenerlo in questo modo. Quindi ho scattato prima una foto così con i tratti in duri, perché poi in post produzione non si sa mai cosa ci può servire, quindi una volta che abbiamo bene il fuoco, attenzione, mettete a posto il fuoco, abbiamo sempre nel mio caso 50 mm un 2/100 come tempi, f11 100 ISO. Io ormai non uso neanche più l'esposimetro, anche perché ho sempre gli stessi parametri. Se volete utilizzare l'esposimetro, se non avete uno, vi lascio il link in descrizione dell'esposimetro, di come trasformare un esposimetro, uno smartphone in esposimetro. C'è un'app molto comoda ed interessante. Comunque i parametri, i miei, sono sempre gli stessi. Voi magari, se avete più o meno sempre gli stessi set, segnateveli o teneteveli a mente, così sapete che cosa avete per utilizzare i vostri parametri per le vostre foto. E ho fatto uno scatto senza la carta opaca e uno scatto con la carta opaca, quindi clac e poi successivamente clac, così ho le due foto con diffusione normale e doppia diffusione. Cosa resta? Cosa si nota? Si nota che la capsula però nella retroilluminazione rimane buia, no? È completamente sottoesposta, perché la luce passa attraverso l'idromele, attraverso il vetro, illumina tutto, ma questa parte qua non è illuminata. Quindi noi cosa dovremmo andare a fare? Utilizzare il nostro fantastico coperchietto cookie, vedete? In base all'inclinazione che daremo, se vogliamo un'inclinazione, se vogliamo un'illuminazione più sottile, lo incliniamo verso l'interno, se no verso l'esterno per allargarlo. Personalmente ne ho fatte due. Ho scattato prima una molto laterale, clac, e quindi ho illuminato da questa parte qua, e poi mi sono messo da questa parte e ho illuminato però un po' più frontale, così. Più frontale, più sottile, clac. Da non avere, come dico sempre, le due illuminazioni incollate, come se fosse un mock-up, quindi uno a destra e l'altro a sinistra. Allora faccio un riflesso verso destra o verso sinistra e poi nella parte opposta creo una controilluminazione con un riflesso un po' più sottile, quindi non identico, o un po' più largo, dipende poi dai nostri gusti, e un po' più spostato, di modo che abbiamo qualcosa più in movimento, con dei riflessi in movimento. Una volta fatto questo, la parte della bottiglia, ragazzi, è a posto, cioè voi non avete bisogno di fare altro. Importante, mantenete bene o male sempre la stessa posizione, quindi io consiglio di lasciare la bottiglia lì quando tocca il bicchiere, mettere il bicchiere laterale, che è più o meno la posizione che poi andrà a finire come la foto finale, e lo vediamo qua. Una volta fatto questo, togliamo la bottiglia, tac, e mettiamo, ok, in posizione il bicchiere. Perfetto. Una volta fatto questo, scattiamo, facciamo attenzione che sia fuoco chiaramente, quindi spostiamo il fuoco, dobbiamo essere sicuri che il fuoco sia a posto, e scattiamo col bicchiere vuoto, pulito, attenzione, quindi tolto con un panno, togliete tutte le varie impronte, evitate che ci siano degli sporchi, scattate clac senza diffusione, cioè con una sola diffusione come con la bottiglia, e poi clac con la diffusione. Vedete che anche qua c'è una bella differenza fra foglio, con il foglio e senza foglio, perché i bordi si ammorbidiscono, e ripeto, io personalmente amo più la diffusione morbida e quindi
mantengo la seconda, però è sempre meglio avere anche la prima, perché non si sa mai, magari possono succedere delle problematiche e ci sono dei problemi. Una volta fatto questo, versiamo il nostro liquido, sempre con un panno già utilizzato per evitare scegliete voi la quantità di liquido da utilizzare, io consiglio di arrivare fino qua, perfetto. Adesso non abbiamo il tempo per aspettare che si depositi, però una volta che avete versato l'idromele, spegnete tutto un attimo, andate a fare qualcos'altro, prendetevi un caffè, intanto il deposito dell'idromele va giù, perché adesso è torbido, perché io l'ho versato. Una volta che avete fatto la passata, che si è depositato la parte dell'idromele, scattate, quindi prima così, clac, senza il diffusore, e poi con il diffusore doppio, con la doppia diffusione. Vedete che è più morbido anche qua, e vedete come il liquido si forma meglio, perché ha questa forma, ha questi bordi molto opachi, no? Molto più eleganti, secondo me, però è una questione di gusti, è bello anche così, anche senza la diffusione. Adesso arriviamo al momento un po' più complicato, che è quella, come vedete nella foto, del movimento. Come hai fatto a fare l'effetto movimento? L'hai fatto in post-produzione? No, in realtà ho creato il movimento, adesso vi farò vedere come, e poi nel contempo scattavo. Adesso in questo caso commuterò da video a foto per farvi vedere come facevo, e bisogna fare molte prove, a meno che non si è fortunati subito. Io ho fatto una ventina di scatti con liquidi con quantità differenti di liquido, quindi sono partito da più o meno questa altezza qua, poi l'ho riempito quasi a metà, poi ne ho messo ancora un po'. Ogni volta che mettevo un po' di liquido facevo il movimento e poi man mano salivo. Adesso ecco perché torniamo al discorso della foto del bicchiere vuoto e della foto del bicchiere fermo. Perché? Perché quelle saranno le vostre basi. Poi in post-produzione andremo a vedere il perché. Però voi avrete la base pulita e all'interno metterete il liquido, sia quello base, cioè che è quello che entra nella coppa, nella pancia, nella parte panciuta, che poi andrete a ritagliare sfumando e a mascherare con la parte in movimento, per avere un effetto pulito senza troppi movimenti, cioè senza troppe sbavature, ecco, perché il movimento reale crea poi delle sporchi qua e crea delle sbavature sul bicchiere. Noi questo non lo vogliamo, perché lo scatto deve essere pulito. Si mette lateralmente, quindi attenzione a spostarsi da punti che possono dare problemi, far cadere cose, bicchieri e ulteriori vetri, e si crea un movimento in questo modo. Io consiglio di tenere due dita qua sotto, anche se lasciamo le impronte ormai non ci interessa più, perché noi la fase pulita ce l'abbiamo. E con movimenti neanche troppo rapidi, vedete, e si crea, il movimento deve essere veramente corto, cioè non ci deve essere un grande movimento, prima perché il liquido poi lo fate cadere, andare fuori, e poi perché se date troppi contraccolpi il liquido fa l'onda, a meno che voi non vogliate l'onda, però dipende anche dallo stile di immagine che volete fare. Ma se fate troppa onda create le gocce, sporcate il bicchiere, tendete a cadere fuori, quindi ogni volta dovrete ripulire, e in più l'onda lo trovo troppo forte, a meno che non vogliate fare veramente qualcosa di particolare con un bicchiere inclinato, poi lì è un discorso di gusti, ma sperimentate. Se vi piace l'onda e volete fare un'onda, quindi una cosa del genere, una cosa così, allora mettete meno liquido, spostate più velocemente, dovete muovere in questo asse qua, non così e nemmeno così. L'asse deve essere sempre lo stesso per non uscire dal fuoco, chiaramente. Qua andate in questo modo, ok, e quando si muove, fino a che non vedete che non si muove in maniera oraria o antioraria, allora lì vi fermate, perché poi non avrete più la cosa desiderata. Una volta che avete fatto questo, siete più tranquilli, perché avete il vostro effetto movimento.
lo rifacciamo nuovamente. Fermiamoci un attimo, quando vedete che fa così, ecco, bisogna farne molti perché non sembra, ma quando noi facciamo il movimento sembra che non stia succedendo niente perché si muove solo così, cosa volete che succeda? Invece no, rivedendo, infatti guardate, si creano queste onde molto belle, molto sinuose, che non sono un po' diverse dal classico scatto della bottiglia del bicchiere pieno con il liquido che non si muove. Ecco, questo siccome è una cosa ferma, non è frizzante e non ha schiume o cose varie, consiglio di farlo per dare un effetto movimento. Si può fare anche per esempio con i vini bianchi, con un bel passito, no? Con delle tipologie di liquore o di vini che sono fermi e quindi creano questa cosa senza creare bolle o cose o schiume varie. Una volta fatto questo, noi abbiamo tutta la parte, quindi togliamo anche il bicchiere perché noi abbiamo fatto la bottiglia con la retroilluminazione, sia con una sia in un modo che in un altro, quindi sia con la diffusione che con la doppia diffusione con la carta. Poi con il cartoncino argentato abbiamo fatto illuminato la capsula e poi abbiamo fatto l'effetto movimento, chiaramente non con la carta dietro perché tanto poi dopo andremo ad unire gli scatti. Ora, per sicurezza, mettendo a fuoco qua, che è la parte più vicina, che sarà il nostro ripiano, quindi così siamo sicuri di averlo a fuoco, scattiamo una foto pulita, vuota, così abbiamo il nostro ripiano con il fuoco qua. Qua dietro tutto bianco e il primo ripiano, la prima parte sarà la nostra base, quella che nomineremo base, la faremo desaturata, che sarà tutta in bianco e nero pulita, dove poi appoggeremo bottiglia scontornata, bicchiere scontornato con il liquido che fa il movimento e ci sarà la nostra foto pulita. Poi volendo si potrà o mantenere completamente bianco o inserire una texture. Detto questo, noi per quanto riguarda la parte del set abbiamo finito, ci vediamo alla prossima puntata con la parte della post produzione dell'idromele, sempre su Still Life e dintorni. Alla prossima!